Ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like e vi ricordo che tutto quello che verrà detto all'interno di questo video è mera speculazione, quindi può essere così come non. Però in ogni caso, per questo video voglio almeno 500 like entro mezzanotte. Detto questo, buona visione! Sono bentornati oggi su Grand Cross, già per tanto parte Hawk. Ragazzuoli, oggi siamo qua per andare a vedere insieme quale sarà il prossimo personaggio in uscita martedì per appunto in casa Globo. Ovviamente siamo sul Jap così da poter vedere tutti i personaggi direttamente nella lista completa. Perché se ragazzuoli, ci sono delle voci in giro che a me sinceramente non è che non mi piacciono, ecco, vorrei che non si avverassero, ecco, diciamo un attimino in questo modo. Passiamo ovviamente su Jap Ragazzuoli, ripeto, per vedere tutti i personaggi nel dettaglio, quelli che parleremo, di cui parleremo oggi. Perché ragazzuoli, martedì in teoria se ne andrà via sia il banner di Elbam ma anche il banner di Gother, perché una settimana per Elbam, due settimane per Gother, quindi essenzialmente se ne andranno via bene o male entrambi. Ora ragazzuoli, andiamo a parlare del personaggio che in teoria dovrebbe essere in lista d'attesa, no? Quel proprio prossimo in uscita. Ora, a prescindere dal fatto che arriverà coin o non coin, vedendo che tutti i personaggi che sono stati coin hanno messo pullabili al 99%, anche questo sarà pullabile. Ora comunque stiamo a vedere, però essenzialmente stiamo parlando del nostro carissimo Meliodas Demon Red, personaggio ragazzuoli che è molto molto buono, appunto il suo arrivo nel global diciamo segnerà quasi l'arrivederci, quasi l'addio del Meliodas Counter Tech più o meno verde, perdonatemi se l'ho detto alla Dokkan. Essenzialmente questo è un personaggio ragazzi che, vabbè, a parte non guardate i vestiti perché meno male quello che non è suo, quello i capelli glielo ho comprati, la spada del PvP, quindi essenzialmente non sarebbe lui così di norma se non mi sbaglio sarebbe vestito tipo con questa, poi ovviamente con la spada, questa tipo no, qual era la sua spada, adesso non lo so nemmeno, questa qui tipo non ricordo, pure questa, non ricordo quale spada aveva essenzialmente, poi a livello di capelli era questo, quindi essenzialmente questo è il personaggio. Ora, questo personaggio per ragazzuoli è molto buono, è molto buono, si arriverà pullabile tanta roba, nel senso che questo personaggio qua, essendo un Meliodas Demon, essendo un personaggio che mette hype, io ovviamente non sono mai d'accordo sul fatto di mettere personaggi che erano free to play, quindi che erano gratis, meno male, quindi beh, gratis sono proprio, che erano comunque da free to play, no? Con i coin essenzialmente potevano comprarli tutti. Qua essenzialmente che mi mettono i personaggi pullabili, sapete che non mi piace come cosa. Se questo lo metteranno pullabile, vale la pena pullarci? Non proprio. Essenzialmente un personaggio che vale la pena è un personaggio che è molto forte, un personaggio che probabilmente, vi ripeto, butta via tutti i Meliodas del gioco attualmente, perché lui quasi prende il posto di tutti, non proprio in tutto a livello, diciamo, paragonandolo al counter verde, però ecco, essenzialmente è molto molto forte. Qual è la sua, diciamo, il suo punto debole? È che è uno di quei personaggi, uno di quei Meliodas, uno di quei personaggi in generale che appena esce quello dopo, questo viene surclassato. Perché vi faccio vedere una piccola cosa: sia il Meliodas Limited verde, che è quello che fa spurare i Crimson garantiti con il full set del vestito, è più forte a mani basse. E ovviamente non ve lo sto neanche a dire, il Meliodas Demon Blu è il miglior Meliodas Demon che c'è attualmente nel gioco. Questo ragazzuoli è il Meliodas Demon a cui dovete puntare. Il Meliodas che è veramente veramente forte. Il Meliodas che sarà broken per tantissimi mesi a venire, anche in PvP, grazie a Lilia, grazie a Listin e tutte le cose che vi pare. Però ecco, è un po' come alla Merlin, no? È un po' come alla Merlin. Pullare, diciamo, il Meliodas ora, andarci all-in ora su questo Meliodas, quando sappiamo benissimo che in futuro andrà via totalmente, lo userete solamente per la cave, essenzialmente, quindi per andare a utilizzare un personaggio ad ogni run, essenzialmente ha un'utilità pari a zero, perché come potete usare lui della cave, potete andare benissimo ad utilizzare, che ne so, una Merlin all'80 o un Gother all'80, cioè essenzialmente non cambia assolutamente niente. Tra l'altro ditemi nei commenti se volete vedere anche un video dove vi mostro come portare equip ad UR. E tra l'altro una cosa, se questo video supererà i 600 like uscirà
in settimana il video su come portare l'equipa VR. So che comunque deve arrivare anche il video, il top team PvP Global, tranquilli, arriverà. Perdonatemi ragazzi, ma sto maxando quel team perché è inutile che porto un video dove è al 60 Golter e al 60 Merlin. Sembra abbastanza ridicolo, cioè andare in PvP con PG sottolivellati, sottostellati, quindi non avrebbe il benché minimo senso. Tra l'altro ragazzi, seguitemi anche in live sul sito Viola tutti i giorni, qua sotto in descrizione, mi raccomando, alle 16:30. Detto questo, avendo chiuso un attimino il discorso di Miodas, cioè che comunque vale e non vale la pena pullarlo, perché essenzialmente, io ripeto, sappiamo già che andrà a morire come personaggio a breve, ecco. Se mentre noi continuiamo, ho visto delle voci sul fatto che potrebbe arrivare Escanor Biel. Ora sono voci, spero non siano vere, spero molto di più che esca, ragazzi, ho visto che c'era anche l'immagine per appunto sul Global riferita, c'era proprio l'immagine di un evento dove c'era Abram e Melodos Demon Rosso, quindi essenzialmente spero che arrivi Melodos Rosso, ora che sia pure abbia un nome, ripeto, se è coin l'ha preso, se non è coin potete benissimo skipparlo per quanto mi riguarda, al massimo lo vedete tra un mesetto circa quando tornerà coin. Escanor Verde, perché tra i due è quello che è arrivato prima. Escanor Verde, ragazzuoli, c'è una piccola particolarità: quando uscì nel Jap, se non mi ricordo male, qui la memoria potrebbe farmi butti scherzi, essenzialmente perché lo sapete, a mia memoria come è, uscì, se non mi sbaglio, in un periodo dove arrivò l'Hawk Pass, e se non mi sbaglio, a fine Hawk Pass c'era un ticket speciale. Adesso non mi ricordo se era il ticket parte 2, un ticket ancora particolare, mi sembra parte 2, però non era un ticket che vado lì e pullo l'SSR a random della lista dei personaggi. No, era un ticket che a fine Hawk Pass, ovviamente il pass shoppabile, ci devo sottolinearlo, potevi scegliere un personaggio presente in quel banner. E questo Escanor, non mi ricordo se era già andato via, comunque era deciso proprio dopo il suo addio del suo banner pullabile, oppure decisamente era nel mente che c'era il banner pullabile, adesso non mi ricordo. Però lui si poteva comprare per appunto con questo ticket, scegliendolo nel, proprio scegliendolo in questo, con questo ticket, quindi essenzialmente lo potevi comprare quasi gratis finendo l'Hawk Pass. Ovviamente sì, bisognava aspettare le 3 settimane perché l'ultimo ticket lo potevi prendere alla fine della 3ª settimana, quindi essenzialmente sicuramente il suo banner sarà già andato via, era già andato via, adesso non mi ricordo di preciso, ovviamente vi ripeto. Però ecco, spero davvero che questo personaggio non esca per appunto in casa Global ancora, perché va bene che non lo potremo praticamente giocare con una combo Arthur Escanor, perché quello ovviamente ci serve il rosso, ve lo faccio anche vedere il rosso, ragazzi, questo è il rosso, adesso non è equip, va bene, però questo è il rosso con il vestito ovviamente comprato a parte. Però ecco, questo Escanor uscirà più avanti, uscì prima il verde se non mi sbaglio, il rosso uscì dopo, e dopo neanche troppo tempo, perché se non mi sbaglio il verde uscì tipo a fine novembre, inizio dicembre, e questo uscì dopo pochissimo tempo, tipo 3 settimane, tipo pochissimo uscì un altro Escanor, mentre ci fu un Meliodas, adesso non mi ricordo di preciso, però ecco, essenzialmente uscirono veramente a distanza ravvicinata questi due, se non mi ricordo male. Escanor Verde è un personaggio che non deve uscire adesso, spacca il meta, cioè proprio spacca il meta, è verde ed è vero, ma questo coso, se uppato a dovere, fa le chiappe a strisce anche ai rossi, cioè questo coso è rotto, ragazzi, questo coso è rotto, con il sole, e Dainite, cioè è rotto, sole, asciata e sfondi l'avversario, questo coso è rotto, ragazzi, è rotto. Ovviamente ora su Jap, più che andiamo avanti, più che sarà sempre meno rotto, ovviamente ha anche l'equipa 2R, però ecco, si è un po' ripreso, parlando di Escanor in generale, comunque si è un po' ripreso ed è molto molto forte, però ecco, senza Kippa 2R, lasciava un po' il tempo che trovava, non era ovviamente più il best personaggio nel meta, era sempre uno dei migliori, ovviamente, anche Escanor Rosso in particolare, perché anche la Way toglie il gauge, tutte quelle cose, però essenzialmente non era più tanto in auge il giocare Escanor in PvP, ma peccato in PvP, qua si parla principalmente di PvP. Quindi essenzialmente altri personaggi che sono in lista, ve lo dico tranquillamente, non ce ne stanno, nel senso proprio quelli a distanza ravvicinata, secondo me, vi ripeto, il prossimo ad uscire dovrebbe essere il nostro carissimo Meliodas, spero sia il nostro carissimo Meliodas, anche perché dall'uscita di vari personaggi, di Escanor e di Meliodas, dovremmo incappare in una specie di strada dove per appunto usciranno tantissimi personaggi veramente veramente belli, proprio a fiocina, proprio velocissimi. Ad esempio,
Già da quando uscirà Escalon possiamo vedere l'arrivo di Lilia, poi di avere il Mirados Demon, poi di Esta Rossa, Derieri e così via. Quindi nella sua tipo da Escalon in poi, anche, no, anzi dire vero, da Mirados Rossa in poi, tipo, iniziano ad arrivare personaggi tutto calibro. Mirados Verde, Demon, Mirados Blu, Lilia, Istin, non Istin, Lilia, Valentine, Escanor, Esta Rossa, altro Escanor, Derieri, cioè tantissime cose da attuare, altri original character, quindi essenzialmente è davvero un periodo che spero da veramente si gestiscano al meglio i Diamond, diciamo le bacce, quindi noi Diamond, perché comunque, ripeto, io non mi alzo a nessuna divinità di nessun gioco, lo sapete benissimo. Però ecco, se posso darvi un consiglio, non andate all-in su personaggi tipo Mirados Demon, che va bene, può mettere hype perché è il primo Demon del gioco, ed è vero, però morirà a breve, ragazzi. Se quando uscirà il verde lo supererà, quando uscirà il blu supererà entrambi, perché ci sarà Lilia. È un personaggio veramente che è forte, ma al massimo compratelo con i coin. Se uscirà pullabile e dopo con i coin, non pullate, risparmiate Diamond per questo ragazzone e tutti gli altri che verranno successivamente, perché i Diamond, ragazzuoli, non sono eterni. Ovviamente si parla per il free to play, perché per chi shop può benissimo andare all-in, come faccio ultimamente, su ogni banner e trovare tutto e tutti. Cioè, quello ovviamente mi sembra più che scontato. Questi video sono più che altro per il free to play, che si devono usare le stone. Quindi sapete benissimo che appena esce un banner io faccio il video il giorno stesso a luna, come tutti i giorni, su cosa fare, su se pullare, analizziamo la carta e poi nel mente se conviene o no pullo pure io quel video. Quindi aspettate sempre quel video. Ovviamente non è, diciamo, un parere perché sono il dio di questo gioco, no, non lo sarò mai, è solamente un consiglio da un giocatore che gioca tanto a questo gioco, se gioca qualche jump. Quindi essenzialmente questi dovrebbero essere i personaggi in lista. Spero davvero con tutto il cuore che arrivi prima Mirados Demon e escono più avanti. Quella di Escanor era semplicemente una voce che più che altro volevo un attimino nocciolare, mettiamola così. Comunque ragazzuoli, per questo video è tutto, mi raccomando, voglio subito un bel like per supportare al massimo. Vi ricordo tutti i giorni in live sul sito Viola, link in descrizione, seguitemi anche su tutti gli altri social, ovviamente Twitch, Instagram, Facebook, Twitter, tutti, iscrivetevi a Sotto al Centro, campanellina sempre accesa per non perdere nessun altro video, tutti i video precedenti a questo ma sono nelle schede, ovviamente anche qua a destra e a sinistra, tutti i video di Renaz sono racchiusi nella nostra playlist che recuperate sul canale, e let's go boys, e ciao a tutti, ragazzuoli!